Salve signora, no, volevo proprio lei. A me? Io, chi sono io? Non lo so. Ma non lo sa perché non mi conosce o non lo sa perché non mi vede? Non lo conosco. Non mi conosce. Però, se, vedo però, che si, però, si sta interessando di qualche cosa. Sì. Io, io sono un malintenzionato. Lei mi riconoscerebbe se io fossi un malintenzionato? No, no, perché è buio, è vero signora? Sì, questo è vero. Questo è vero. Questo è vero. È vero, è buio. Sì, ho paura io a volte a passare di qua. Sì. Ma mi vedi? Mi vedi? Io a volte preferisco, fin quando sta il bar aperto, andare da quell'altro lato, esatto, della strada. Perché ho paura, specie che stanno un sacco di straniere brutte facce, cioè, non che sono brutte gli stranieri. No, no, sono quelli malamente stranieri, esatto. Come malamente ti baresi. Ti metti paura a vederli, e allora io che sono invalido, con il bastone non ci vuole che niente. Va molto mi dà... piano. Esatto, molto piano, piano piano, e mi guardo sempre le spalle. Tino, per come ti chiami? Maria. Maria, per piacere, appiccia la luce a Maria. Ah, ah. Se ora mi conosci. Sì. È vero? Chi sono io? Una persona per bene. Oh, io però, avevo detto Babbo Natale. No. Però sarei potuto essere umanamente, ma esatto, lei non lo sapeva perché non mi vedeva. E per fortuna dico che si è aperto pure quel negozio che sta pure un po' aperto. E un paio sono, a volte che chiudono quelli è finita, esatto, è tutto esatto buio. Io se mi voglio ritirare più tardi ho paura francamente, perché è tutto a buio, i negozi chiudono, il bar chiude, la macelleria pure, qui è poi st'albero che non si vede, ecco, completamente. E siamo arrivati, vedi Maria, Maria le sa tutte, Maria lo sa perché... Io abito qui vicino. Vede, hanno messo i lampioni, quelli stradali, esatto, sospesi, però queste chiome foltissime di questi alberi che non vengono... Però l'anno scorso l'hanno fatto, quest'anno niente no, completamente, quest'anno e no. Me il sindaco è occupato a fare qualche altra cosa. Non è che viene il sindaco, appunto, attenzione, non è che Antonio no, De Carvena a tagliare. È lui che dà ordine a qualcuno, mettiamo questi che prendono il reddito di cittadinanza, noi può mettere a sti ragazzi a fare questi lavori. Questo è un po' pericoloso, se vi prendi il cestello devi andare in alto, romb, chi paga, diciamo così. Se succede qualcosa, però comunque effettivamente sempre sporco. Poi se sporco. Qual è il paradosso, signora Maria? Qual è il paradosso? Che cosa abbiamo alle spalle? La sede del primo municipio. Cioè, abbiamo alle spalle la sede del primo municipio. Quindi capite che la situazione è un po' paradossale, proprio davanti all'ospedale, diciamo così, metaforicamente, voi la salute. È vero, Maria. Non possiamo fare. E allora che possiamo fare? Chiamare se viene qualcuno a fare gli alberi? Vabbè, il giustiziere della notte viene a potare, non lo so. Ma, dici? Vabbè. Boh, non ho idea. Ho i miei dubbi, per quest'anno se ora, per così. Essere Mari, secondo te quella è acqua o pipì sulla panchina? Ora che te l'hai illuminato potresti dirlo, ma prima non lo sapevi, quindi non ti sedevi perché non sapevi se esatto fosse pipì o acqua. No, io sai come cammino, con la busta. Occhio, la lui, busta. Lui secondo te Maria è malamento o è un bravo ragazzo? No, un bravo ragazzo. Però, scusami, potresti confonderlo perché col cappuccio, il cane al guinzaglio magari è malamente. Non si vede nulla qua su questa parte di via, è vero? Siamo al... Non si vede nulla, niente. Come ti chiami? Fabrizio. Fabrizio non è malamente, cioè non lo vedete così, le apparenze, Tino, ingannano le apparenze. C'è il cappuccio, eh? È vero, allora posso sembrare malamente pure io, eccolo qua, lo vedi? Malamente. Il cappuccio che fa freddo al melone. Anche tu hai lo stesso problema. Ah, abbiamo lo stesso problema, Mari. Vabbè. Mi danno fastidio i cappelli. Non sei un malamente. No, non sono un malamente. Vabbè, Marina, brava donna, mi raccomando. Ci mancherebbe. Fra poco, una mezz'oretta, vedete lì? Che si diventa un salotto, si siedono tutti gli stranieri a bere con le bottiglie di vino, di cognac, a fare a bere, fumare, non lo e so non che non si sa poi come va a finire. Non si sa, e allora qui tu hai paura. E quindi ve la diciamo come avrebbe detta... Passate fra mezz'ora, vedi che cosa c'è lì. Beh. Vabbè. Noi siamo qua, presidiamo la zona, Mari, ti lasciamo il faretto acceso fino a quando tu non vai a casa, va bene? Beh, vi ringrazio. Così. Beh, ciao, ringrazio. Tino, per piacere, segui Maria e fai luce. Dai, io rimango qua, vi aspetto.